Fattore Pepem, fattore Polin, però Magnan ancora decisiva per le Juventus Women. Lo era stata alla fine dell'anno scorso in Champions, soprattutto in Champions, ma anche in campionato. Pepem, Polin, però Magnan riprende da dove aveva lasciato, ovvero parando il rigore decisivo oggi nella partita 2 della Final Four della Supercoppa Italiana Femminile, rigore decisivo alla Filtjens, parato che permette alle Juventus Women di accedere alla finale della Supercoppa Italiana che si giocherà sabato prossimo 8 gennaio alle ore 14:30 contro il Milan. Questo perché la partita. E chiaramente vi saluto, ciao a tutti, sorelle e fratelli, benvenuti chiaramente in questo mio nuovo video. Ripartiamo anche con i video post gara, quelli canonici. Ovviamente alle mie spalle la maglia di Cristiana Girelli, che è stata anche lei oggi decisiva perché ha segnato uno dei calci di rigore per determinare la seconda finalista della Supercoppa Italiana. Era finita 1-1 la partita al 93esimo. Le women sono passate in vantaggio al decimo con Amanda Nilden, che ha letteralmente spaccato la porta in una occasione confusa, no? Mezza e mezza in area di rigore. Ha mancato il tap-in vincente Andrea Staskova, ma poi Amanda Nilden ha fatto il gol del vantaggio. Sono stati i 60 secondi decisivi del primo tempo perché ripartenza del Sassuolo, minuto numero 11, e la Cleland per il Sassuolo ovviamente ha pareggiato subito. Prima e dopo altre due occasioni per le Juventus Women, al quinto minuto con Arianna Caruso, che è stata pescata in profondità ma è andata a sbattere sul portiere del Sassuolo, e poi al 43esimo la palla gol importante ce l'ha avuta ancora la Juve con Cristiana Girelli. Nel secondo tempo, seppur le women non hanno giocato una grande partita, non è stata una bella partita, è stata una partita da ripresa post chiaramente sosta natalizia, quindi ragambe indubbiamente pesanti per quello che è stato il richiamo della preparazione, ma anche perché tante calciatrici per Omagnan e altre, la Boattin, sono rientrate dopo che hanno passato la quarantena, perché c'è stato un piccolo focolaio nella squadra delle Juventus Women. Quindi non è stata indubbiamente una grandissima partita, ma nonostante questo, di riffa o di raffa, nel secondo tempo le Women non hanno praticamente concesso nulla di fatto al Sassuolo. Tutti i tiri da fuori area che sono andati ben distanti dalla porta o comunque facilmente parati centrali da Pero Magnan. Al 59esimo c'è stato il destro della Girelli, che è andato fuori di poco. È stata bellissima l'azione perché si è sviluppata dalla sinistra. Cristiana, dal limite dell'area, si è girata, ha esploso il destro, la palla che è andata fuori di pochissimo. Se fosse entrato sarebbe veramente venuto giù il Benito Stirpe di Frosinone, dove si è giocata questa, la seconda semifinale della Supercoppa Italiana Femminile. Al minuto 68 la Nilden ha imbucato per la Staskova, ma a valanga il portiere del Sassuolo ha salvato. Al 78esimo, l'ultima occasione, c'è stato un bel colpo di testa di Lina Hurtig, che è stato bloccato a terra. Ripeto, non è stata una bella partita. Le women hanno fatto tanta, tanta, tanta fatica, ma questo perché chiaramente il Sassuolo alla fine ha fatto di tutto per riuscire a portare questa partita ai calci di rigore. C'è riuscita.
Ma poi dopo è stata ancora una volta il fattore decisivo, ancora una volta è stata Pauline Perot Magnan. Le women che sono scese in campo con il 4-3-3, con, come detto, Perot Magnan in porta, voto indubbiamente 7,5 perché alla fine è stata ancora una volta decisiva con la sua parata finale per concedere alle women la finale della Supercoppa Italiana Femminile, che per la seconda stagione consecutiva si gioca con questo Final Four tra le prime quattro classificate chiaramente della passata stagione. Difesa con Irinen, voto 6, al minuto 86 è entrata la Lundorf, due by cross in area di rigore ma senza voto. Lenzini, voto 6,5. Pedersen, che ha giocato praticamente 73 minuti da difensore centrale, voto 6,5. Amanda Nilden, voto 7. Dal minuto 73, come detto, è entrata Sara Gama, voto 6,5. A centrocampo Caruso, voto 6. Zamanian, voto 5. Secondo me è stata la peggiore delle nostre. Dal minuto 60 Boattin, voto 6,5. E Rosucci, voto 6. Dal minuto 73 è entrata Lina Urtig, voto 6,5. Poi ho dato la sufficienza al tridente Bonansea, Girelli, Staskova. Molto bene Cristiana anche questa partita. Anche Andrea Staskova si è sbattuta, ha fatto un gioco importante di sponda, di aiuto alle compagne. Un po' meno bene Barbara Bonansea, ma poi alla lotteria dei rigori, Bonansea e Girelli non hanno deluso le aspettative. E poi c'è stata la lotteria dei rigori. Allora la Boattin è stato respinto, c'è stato il gol della Dubkova per il Sassuolo e poi i quattro gol consecutivi da parte di Gama, Girelli, Bonansea e Pedersen. Dall'altra parte ci sono stati i gol della Mihashi e della Cleland, ma ci sono stati gli errori decisivi prima della Cantore, una nostra ragazza che è ancora in prestito al Sassuolo. Il tiro potente si è stampato sulla traversa, ma soprattutto il quinto rigore del Sassuolo, l'ultimo, la Fil-Tienz si è fatta ipnotizzare da Pauline Perot-Magnan, fattore ancora Pepem per le Juventus Women, che quindi vanno alla finale. Scusate la voce, ragazzi, ma tanto per cambiare mi sono raffreddato un'altra volta. L'altra partita, l'altra semifinale è stata Roma-Milan. Se non sbaglio, si è giocata dalle ore 14:30. Il Milan ha vinto 2-1 contro la Roma e dunque sabato 8 gennaio dalle ore 14:30 ci sarà Juventus Women contro il Milan, la finale della Supercoppa italiana femminile. Credo che farò la Tele reaction, penso che ci sta, penso che ci sta, ragazzi, penso che ci sta. È tutto per quanto riguarda le Juventus Women, che comunque ripartono da dove avevano lasciato, si sono conquistate, seppur alla lotteria dei rigori, l'accesso alla finale della Supercoppa italiana femminile. Alla fine, secondo me, per le occasioni che hanno creato nel secondo tempo, le women hanno meritato questo traguardo di giocarsi questa partita. Vi rimando a domani, giovedì, in giornata, in tempo utile, vi caricherò il pronostico PES di Juventus-Napoli, che in teoria, ad ora, alle ore 20 meno 5 del 5 gennaio, si dovrebbe giocare perché il Napoli è a Torino, anche se la ASL gli ha bloccato tre giocatori a contatto con altri giocatori, con altri positivi che stavano in aereo. Boh, regna veramente l'incertezza Covid sul campionato italiano. Vi saluto, a domani e come sempre, fino alla fine. Vamos women, ciao a tutti, a domani.